Buonasera e ben arrivati, io mi chiamo Aldo, questo è il mio laboratorio e l'argomento della serata è il riso. Il riso è un prodotto italiano, quindi è bene sapere le loro caratteristiche e le qualità che ci sono di riso. Vi voglio spiegare una cosa molto essenziale per i risotti, i brodi. Allora, c'è un brodo chiaro e un brodo scuro, un brodo vegetale e un brodo di carne. Il brodo vegetale ha bisogno di un'ora e mezza di cottura, un'ora e cinquanta, circa due ore. Il brodo di carne ci vogliono dalle due ore e mezza alle tre ore. Il brodo di verdura ci viene messo sedano, carota e cipolla, questo lo sappiamo tutti, e c'è un'aggiunta di foglie d'alloro, spicchie di aglio in camicia, dei pomodori senza buccia e una zucchina tagliata circa una 6-7 cm delle zucchine. Il brodo di carne, sempre le solite sedano, carote e cipolla, si ci mette nella cipolla i chiodi di garofano, almeno non si perdono nel brodo. È essenziale la carne. Il cappello di prete è la parte migliore per fare il brodo di carne. Oggi andiamo a vedere un risotto ai funghi porcini e tartufo, tipico del posto. Un risotto con asparagi e zafferano e un risotto allo champagne Franciacorta, che è semplice quando proprio rientri a casa e vuoi fare un risottino così, c'hai un po' di bollicine, facciamo un risotto. Iniziamo a dire che i valori nutrizionali, l'identikit nutrizionale del riso sono fibre, amido e tutte le proteine, tutte le vitamine del reparto B, sono fondamentali. Il migliore risotto per noi chef è il Carnaroli. Perché il Carnaroli? Perché ha un contenuto di amido abbastanza elevato, quindi ci permette di mantenere la cottura. A volte noi abbiamo molte cose da fare, dopo il risotto c'è un altro problema da far uscire, quindi ci possiamo permettere quei 5 minuti in più che il risotto può rimanere nel tegame. Un altro risotto che fa concorrenza al Carnaroli è l'Alborio. Sempre un risotto di vercelli, si coltivano Pavia, vercelli da queste parti qui, e io lo adoro. Perché adoro? Perché io non amo mettere burri, non amo mettere panne, non amo usare dadi, amo prodotti di qualità e che rimangano quel sapore lì, non camuffarli e tantomeno l'aggiunta di panne che possono dare fastidio a tanti di noi che non sappiamo che siamo intolleranti, è uscita la storia della celiachia, quindi è meglio usare le cose naturali, molto molto meglio. Il Carnaroli a me non piace usarlo, anche se è uno dei migliori risi insieme all'Arborio, non piace usarlo perché? Perché c'ha un bisogno per mantecarlo, c'ha bisogno per forza di una panna, di una mantecatura con il grana, con il parmigiano e per questo non lo uso. Io preferisco più che il cliente si mette un po' di parmigiano sul riso se gli piace, o altrimenti c'è il suo risotto naturale, semplice, con i prodotti tipici nostri. Abbiamo parlato del Carnaroli, è un risotto, vedi, molto molto lavorato, bianco, e abbiamo parlato dell'Arborio, sono simili. Sono concorrenze, è solamente una lavorazione in meno, il Carnaroli e l'Arborio c'è una lavorazione in più. Detto questo, io inizio a fare delle cotture, mi servirà una vostra collaborazione, vi do un grembiule, un cappellino, perché sono tre risi a girare, tre tegami diversi, quindi non posso, ok? Benissimo. Ok, io mi sono anticipato, dicevo prima, mi sono anticipato dei funghi porcini. Mi sono cotto degli asparagi, possiamo far passare, questa è la cottura giusta per poter poi fare un risotto che possa mantenere la cottura fino alla fine. Per il Franciacorta la base è la cipolla, per gli asparagi la base è la cipolla, mentre nei funghi la base già sta nei funghi stessi, cioè l'aglio, quindi non possiamo andare a fare una precottura con la cipolla. Io sto centrale. Questo è il tuo tegame. Nei ristoranti fanno le precotture. Le precotture sono quella base, cipolla, risotto, lo fai tostare per bene, senza farla bruciare. Lo fai tostare per circa 4-5 minuti, dai una sfumata di vino bianco, fai evaporare il vino bianco,
lo fai raffreddare nella teglia e ce l'hai. Risotti puoi mantenere anche una settimana nel frigo così. Te lo prendi dopo e porti a termine la cottura, quindi restano altri 10 minuti di cottura. Li metti nel tegame, se c'ha dei funghi già pronti ti puoi fare il risotto, se c'è una zucchina ti fai una base di zucchine e cipolle e ti ci metti il risotto e c'ha 10 minuti. Tutti quanti lavoriamo, bene o male abbiamo quell'oretta per rientrare a casa e o ci organizziamo la sera prima o dobbiamo mangiare un panino, una cosa di fretta così, quindi il brodo è di verdura, il brodo di carne viene fatto ai risotti a base di carne, viene fatto per le carni arrosto, si usa, vabbè, noi chef dobbiamo avere sempre un brodo, girate che è fondamentale il risultato, poi lo assaggerete voi alla fine, eh? Il brodo deve stare sempre a un centimetro dal riso. Questa è la vera tostatura, guarda, appunto ho scelto questa tipologia di riso, perché questa è la vera tostatura. Ci puoi girare verso la pentola, verso dicevo prima, il brodo deve stare sempre un centimetro dal... Per essere convinti se è giusto di sale o meno, si riesce a capire dopo la terza forchettata, non alla prima. Alla prima vi può ingannare, perché il sapore riesce a capire dopo la terza forchettata. Voglio portare a termine. Perfetto, il risotto si è ben insaporito, ho tirato fuori l'amido giusto che ci serve a noi per fare una mantecatura finale. Adesso lo andiamo a insaporire con gli asparagi. Il segreto per avere una mantecatura corposa così, bravissimo, di solito usano tutti quanti le panne, usano. Io no. Tutti quanti usano le panne, perché usano le panne? Per la mantecatura e avere un risotto omogeneo e cremoso. Tutti quanti per avere una cremetta al risotto usano la panna, usano il parmigiano per avere una mantecatura compatta e cremosa. L'unico segreto che potete fare per eliminare la panna è la buona mantecatura dall'inizio, devi sempre stare a girare, il metodo giusto per girare è come se stessi girando la pulenta, due giri in senso orario e poi due volte al centro, due giri in senso orario e due volte al centro, per 20 minuti è così, se volete la crema, il risotto, devi stare 20 minuti davanti al risotto. Nel brodo di carne ci va anche il pepe in granuli, ci vanno le bacche ginepro nel brodo di carne, devi spegnere la fiamma, fai sedere tutti quanti a tavola, metti il parmigiano, metti una noce di burro, almeno non si, burro comunque, e poi servi, in base ai risotti, se vogliamo parlare del cannaroli può rimanere anche 5 minuti, non gli fa male, meglio ancora, parboli è la stessa cosa, l'arborio anche la stessa cosa, anche se resta 5 minuti a riposare ancora meglio, mentre gli altri risi, questi fini orientali, si scuociono che è una meraviglia, proprio se ne vanno, e quell'integrale ti rimane piuttosto al dente, lo puoi fare cuocere quando ti pare, piuttosto al dente rimane. Posso dire anche un'altra cosa, sia il brodo vegetale che il brodo di carne possiamo congelarlo nei stampini dove facciamo i ghiaccioli a casa, avete visto chiunque bene o male è capitato di prendersi dei precotti, no? Hai visto ci sono tutti i cubetti? Tutto puoi fare, perché è talmente ampia come cosa l'arte culinaria che a me piacerebbe parlare in infinito. Allora ci sposteremo gentilmente in sala dove andrete a provare i vostri risotti, la nostra passione che abbiamo messo in questi tre risotti, andiamo ad assaggiare. Ma guarda, grazie.